Cosa è e perché potrebbe tornarti utile il rev matching in moto? Beh, il rev matching è intanto una tecnica che si relaziona alla scalata, non all'inserimento di una marcia, bensì quando andiamo a scendere da una marcia più alta ad una più bassa. Solitamente per scalare una marcia in moto cosa facciamo? Noi siamo in sella, abbiamo il gas aperto, andiamo quindi a chiudere il gas completamente e nello stesso momento tiriamo la frizione. Tirando la frizione siamo finalmente liberi di agire sul cambio che si trova da questo lato qui, portando il nostro piede sulla leva del cambio e schiacciandola andiamo a togliere un rapporto. Quindi ad esempio se siamo in quinta, schiacciando il pedale del cambio andiamo in quarta. Questa procedura va ad attivare il freno motore della moto, che è ciò che ci permette anche di rallentare senza utilizzare i freni. Ma a sua volta cosa è il freno motore? È quell'effetto frenante che si realizza da una differenza di velocità dovuta all'innesto di una marcia più bassa, cioè quando il motore ha dei giri più lenti rispetto a quelli della ruota posteriore. C'è questa fase di freno motore in cui la moto va praticamente a far combaciare i giri motore con i giri della ruota posteriore, che è quella motrice sulle moto. Ma tornando alla domanda iniziale, cosa è il rev matching? Sostanzialmente è una parola inglese in cui rev significa giri motore e matching combaciare, quindi far combaciare i giri motore con cosa? Appunto con la ruota posteriore. Questo perché in alcuni casi magari non vogliamo avere un freno motore troppo pronunciato, anche perché se il freno motore è troppo pronunciato è facilissimo che la moto magari in frenata possa diventare un attimino meno stabile. Tornando in sella, quindi vi faccio vedere qual è la differenza, e poi la vediamo soprattutto in movimento perché questo effetto da fermi se no non lo capiamo, qual è la differenza tra una normale scalata e una scalata con rev matching. Sostanzialmente la scalata normale, come vi ho detto, prevede gas chiuso, frizione, cambio. Una scalata con rev matching è praticamente identica, salvo per un dettaglio, cioè gas aperto, lo chiudiamo, frizione. Quando andiamo ad inserire la marcia, compensiamo il rilascio lento della frizione con un po' di gas. Tutto questo fatto tra l'altro ad una velocità piuttosto elevata. Questo perché facendolo lentamente si annullano i benefici del rev matching, ma c'è anche da dire un'altra cosa, cioè che non sempre è necessario fare il rev matching. Se stiamo andando ad esempio molto piano o semplicemente se vogliamo avere del freno motore, beh, ci conviene semplicemente lasciare lentamente la nostra frizione e non ci servirà agire sui giri motore e quindi sull'acceleratore. Se invece stiamo andando piuttosto forte e magari non abbiamo una moto come questa, che tra l'altro ha la frizione antisaltellamento che evita proprio questo effetto di blocco della ruota posteriore, potrebbe servirci il rev matching. Ma fidatevi che adesso che ci spostiamo diventa tutto più semplice da capire, e soprattutto però poi il consiglio, come al solito in questi casi, è quello di salire subito dopo che avete finito di vedere il video sulla vostra moto e praticare quello che ho cercato di spiegarvi. Tra l'altro prima di salire sulla moto vi voglio far vedere, se non l'avete già notato, questo bellissimo abbigliamento di Pando Moto che mi è arrivato da pochissimo. Questa è la giacca Commando, che è un traforato veramente leggero ma con protezioni di livello 2, tutto completamente antiabrasione, perfetto per i climi più caldi. Infatti adesso io mi trovo benissimo, come vedete, anche senza restare in maglietta sto benissimo con lui addosso, perché diciamo che non è più estate, però per il nostro clima così io sto bene. In estate probabilmente state bene muovendovi. Tra l'altro qui ci potete anche attaccare delle borse, ci sono le foto sul sito di Pando che sono meravigliose. Anche gli stivaletti sono di Pando Moto e i jeans, vi lascio tutto in descrizione, così come anche i guanti che mi vedrete utilizzare in questo video quando saliremo sulla moto, cioè praticamente adesso, così vi spiego un po' meglio cos'è il rev matching e come funziona. Ok, imparata la teoria, adesso passiamo alla pratica. Voi fate caso sia con le orecchie che con lo sguardo a quello che io faccio e a come la moto risponde da un punto di vista dello scarico, così da capire qual è il movimento corretto, qual è la giusta manualità da avere per un rev matching efficace. Ci sarebbe anche da dire che il rev matching cambia a seconda del tipo di moto, cioè su una 4 cilindri che prende giri più in fretta e che arriva a giri più alti, probabilmente se volete un rev matching efficace dovrete andare a farla salire di più di giri, quindi il movimento col polso dovrà essere un po' più ampio. Su questa, che è un MT-09 3 cilindri, vale più o meno lo stesso discorso. Su un bicilindrico, su un monocilindrico, il rev matching può essere anche un attimino più delicato, perché comunque sono motori che prendono meno giri e soprattutto li prendono meno in fretta. Detto questo, sapete quali sono le cose da guardare, quindi acceleratore e frizione. Guardate il movimento che andrò a fare, che sarà praticamente questo. Sarà molto veloce per essere efficace, dovrà essere veloce per essere efficace, altrimenti non è un errore, ma semplicemente non vi serve star lì a pensare al rev matching. Io sono in quarta, eccolo qua, due marce giù, in questo modo, senza ovviamente utilizzare il cambio elettronico. Non lo utilizzo in generale né in salita né in discesa oggi. Avete visto? Frizione acceleratore, frizione acceleratore, giri motori bassi,
giri motori alti e la moto non si scompone. Proviamo a mettere la prima. Tendenzialmente più è bassa la marcia, più dovrete fare il rev matching se volete mettere quella marcia. Ad esempio scendere dalla seconda alla prima, anche su questa moto che ha comunque la frizione antisaltellamento, anche con il blipper, quindi senza far nulla, soltanto premendo il cambio giù per inserire la prima, delle volte nonostante tutta l'elettronica può essere un po' ruvida come operazione. Vi faccio vedere. Vedete, sono in terza, la seconda entra bene, guardate cosa succede se metto la prima. Vabbè, voi non ve ne accorgete, però in realtà la scalata è molto più forte. Altro esempio, arriviamo, altra frenata. 1, 2, 3. Dato che però è tutto il video che vi dico che questa moto ha il cambio elettronico e non lo sto usando, vi faccio sentire e vedere, ma più sentire, cosa fa il blipper, quindi il cambio elettronico in scalata, e perché è così bravo ad emulare proprio il rev matching. Sentite qua, siamo in quarta. Avete sentito? C'è una bella differenza già in termini di sound tra quello che avete sentito ora e magari questo. Questa è la scalata normale, che ha un suono più tipo... Invece la scalata col blipper è più... Al di là della mia interpretazione discutibile, è molto simile al sound che lo scarico genera quando si fa il rev matching. Sentite? Molto simile. Rev matching... E invece blipper. Mentre la scalata normale solo di frizione senza utilizzare l'acceleratore sarebbe questa. Detto questo ragazzi, spero che questo video sul rev matching vi abbia aperto un po' le idee su questa tecnica, vi abbia fatto capire a cosa serve e come utilizzarla. Adesso non vi resta da far altro che salire in sella alla vostra moto e iniziare a sperimentare. Come avete visto, se avete una moto col cambio elettronico con l'antisaltellamento, questo non pregiudica il fatto che voi possiate scegliere di utilizzare il rev matching per le vostre scalate, cosa che secondo me dovreste fare non solo per poterlo poi saper fare eventualmente anche su moto senza il cambio elettronico e senza l'antisaltellamento, ma anche in quelle situazioni difficili, magari quando piove o quando c'è poca aderenza in generale, in cui vogliamo affidarci non alla tecnologia ma alla tecnica. Per questo video è tutto, un grande saluto da Andrea, noi ci rivediamo in un prossimo video, ciao!